Il cuore di questo fine legislatura è la legge di bilancio. Che ne pensate? Che manovra chiedete? Guarda, io le do due dati. Il 2016 si è chiuso con un più 0,9% del PIL, l'Italia è arrivata ai fanalini di coda dell'Unione Europea. Siamo stati l'ultimo paese per crescita dell'Unione Europea. Quest'anno lei mi dirà, sì, ma quest'anno abbiamo un tendenziale all'1,5%. L'1,5% deve essere confrontato con una media europea del 2,2%. L'anno scorso un paese come la Spagna, che è la nostra concorrente su tantissimi settori, penso ad esempio primariamente sul turismo, ha chiuso con un più 3%. Evidentemente c'è qualcosa nelle politiche economiche di questo governo che non funziona. Ma non funziona soprattutto la composizione, i soggetti che appartengono a questa maggioranza, a questo governo. Cosa bisognerebbe fare? Che legge servirebbe? Occorre fare una riforma, una rivoluzione anche culturale nel nostro paese. Noi l'abbiamo definito Smart Nation, quella di cui avremo bisogno. Cioè dovremmo portare il nostro paese, intanto allargare lo sguardo, non alla scadenza elettorale dei prossimi mesi o dei prossimi anni, ma a quello che è la nostra visione di paese dei prossimi decenni. Dobbiamo investire nella innovazione tecnologica. Noi abbiamo lanciato un progetto, per esempio, un obiettivo, che è di 1 milione di auto elettriche, ne cito una perché ovviamente l'innovazione tecnologica riguarda tantissimi settori. Dobbiamo arrivare ad avere nei prossimi 5 anni un parco macchine rinnovato di 1 milione di autovetture elettriche. La Germania ci arriverà già nel 2020. In Olanda nel 2025 non ci saranno più autoveicoli alimentati a idrocarburi in circolazione. Perfino l'India si è segnata come deadline il 2030. Ora, che di questi argomenti che sono essenziali, come anche quello di investire nelle infrastrutture più importanti, non sulle strade come stanno avvenendo oggi nel nostro paese, ma nelle strade e nelle infrastrutture informatiche, si potrebbero creare veramente centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. E non serve guardare al futuro, perché già oggi è così. Pensate che se avessimo un'infrastruttura internet veloce e affidabile come quella che esiste in Olanda, avremo già 280.000 nuovi posti di lavoro nel nostro paese. Cioè la fucina, la fabbrica più importante di posti di lavoro è internet, ed è proprio lì dove il nostro paese non investe un euro. Ma insieme ai problemi poi della produttività ci sono anche temi sociali importanti come quello delle pensioni, e il governo non vuole abbassare l'asticella del pensionamento a 70 anni previsto per il 2020. Che ne pensa? Che non è giusto che si debba lavorare tutta una vita e andare in pensione sempre più in là negli anni, quando si è già anziani da molto tempo. Dal lavoro alla tomba. Però non posso non notare che c'è una differenza fra il trattamento pensionistico riservato ai comuni cittadini, la legge Fornero, e il trattamento pensionistico invece che è ancora riservato ai parlamentari. Che contiene dei privilegi, cioè il legislatore ha dato delle regole che valgono per tutti tranne che per se stesso. Dopo 5 anni di contributi un parlamentare raggiunto l'età della pensione può andare legittimamente in pensione. Questo non lo trovo che sia giusto. Noi faremo anche un'azione forte adesso nei confronti dei presidenti di Camera e Senato per chiedere, come appartenente al Movimento 5 Stelle, di rinunciare a tutti i privilegi legati alla pensione dei parlamentari. Non potendo ottenere questo risultato per tutti i parlamentari, lo chiederemo almeno per quelli del nostro gruppo. Il governo esibisce dati positivi per quanto riguarda la ripresa dell'occupazione, ma 3 contratti su 4 sono a tempo determinato. Va bene così? No, vabbè. Stiamo andando esattamente nella direzione opposta rispetto a dove dovremmo andare. E d'altra parte, con l'approvazione del Jobs Act non poteva essere che così. Abbiamo introdotto e aumentato il precariato nel nostro paese, ma è proprio quello il problema, perché se non c'è una certezza del proprio futuro è difficile che vengano fatti investimenti anche sulla propria vita. E questo è anche uno dei motivi per cui non abbiamo raggiunto quei livelli di sviluppo che avremmo voluto ottenere. Siamo di fatto in campagna elettorale, la legislatura finisce a febbraio, ma la riforma della legge elettorale rimane in alto mare. Andremo a votare con quello che c'è? Allora, noi come Movimento 5 Stelle abbiamo depositato
ormai da molto tempo un disegno di legge che prevede di uniformare al Senato l'attuale norma, l'attuale legge elettorale prevista per la Camera, così come è stata riformata dalla sentenza della Corte Costituzionale. Si potrebbe partire da quello. Non ci siamo sottratti dal discutere con le altre forze politiche di legge elettorale, ci siamo seduti intorno a un tavolo, abbiamo raggiunto un accordo di massima, siamo arrivati in aula e il partito di maggioranza relativa ha dato dimostrazione di non avere i numeri, di non avere la coesione, di non avere la forza per portare avanti quel progetto di legge che si è inceppato nel momento in cui si trattava di allargare anche al Trentino Alto Adige la legge cosiddetta tedesca, cioè siamo proprio al paradosso. Noi oggi abbiamo detto, bene, vogliamo ricominciare la discussione, ricominciamo la discussione, però, caro partito di maggioranza relativa, dai un segnale che hai superato i problemi al tuo interno, approvando anche al Senato la stessa legge che è stata approvata alla Camera, quella sull'abrogazione dei vitalizi. È una legge, tra l'altro, prima firma Ricchetti, che è un deputato del Partito Democratico. Siamo ancora in attesa di una risposta. Ci sono tensioni nella sinistra, ma anche nel Movimento 5 Stelle. A Palermo il Tribunale sospende le Quirinarie, le invalida di fatto, e si lamentano anche problemi di democrazia interna da parte di vostri iscritti. Che succede? Succede che parliamo dei problemi di democrazia in un movimento che fa scegliere e votare da tutti i propri iscritti i propri rappresentanti, i propri candidati, e non parliamo di problemi di democrazia in quei partiti in cui c'è una persona che è il segretario politico che sceglie tutti i propri candidati.